Un cordiale saluto agli ascoltatori e telespettatori di World News 24. Oggi il nostro viaggio è doppio: da una parte il tango argentino, dall'arte, dall'altra parte l'arte. Arte intesa come quadri, intesa come emozione, intesa come passione. Di tutto questo ne è interprete sia per il tango che anche per l'arte. La graziosa ospite che vedete collegata con noi, Paola Tanti. Buonasera, Paola. Buonasera a tutti, grazie. Ciao Mimmo. Grazie per essere con noi e per aver accettato l'invito del nostro telegiornale. Onorata. L'onore è tutto mio. Paola, la prima domanda che ti faccio è: cosa è per te il tango e poi l'arte? Per me il tango è passione, espressione. Intima passione ed espressione di me stessa, di me. Almeno cerco di esprimere me stessa. E il tango argentino mi dà questa possibilità. E l'arte idem. È la stessa cosa. Senti, sono due arti che tu hai unito e che sono parte integrante della tua vita, è così? Sì, assolutamente sì. Sono due passioni che ho sempre amato e adesso riesco a coltivare. E dipingo sentendo tango argentino. Quindi le metto insieme, cerco di fare una simbiosi di queste due cose qua. E questa cosa qui mi rende rilassata e soddisfatta. Tra l'altro, possiamo ammirare anche dietro Paola alcuni dei suoi lavori che sono veramente molto belli e molto intensi, in cui si inesplica veramente bene la magia di tutto ciò. Paola, posso chiederti come ti sei avvicinata a questa danza meravigliosa? Mi sono avvicinata avendolo deciso prima e avendo il tempo, dopo tutto il mio travaglio di figlio, lavoro, casa e così, avendo il tempo, mi sono avvicinata tramite una scuola, Tango Club Cremona e la Fiorenza Tango di Fiorenzuola. Ho avuto la fortuna poi di conoscere due maestri fantastici di una espressività e passionalità che secondo me non ce ne sono come loro. Mi sono innamorata di questi due maestri e del tango argentino e ringrazio loro che mi permettono di apprendere i passi, la tecnica, la musicalità, l'essenza del tango e poterla esprimere. Ne sono veramente molto grata sia a loro che alla mia scuola. Vogliamo ricordare anche i nomi dei tuoi maestri di tango, Paola? Sono Malvina Gili e Sebastian Sanchez di Teodolina. Naturalmente sarà anche per parte nostra un piacere e un onore quando ci sarà un momento decisamente molto più tranquillo di poterli avere anche loro come nostri ospiti. Paola, posso chiederti se hai avuto l'emozione della prima milonga? La prima milonga, sì, diciamo di sì, però le emozioni le ho più in questi ultimi anni, perché apprendendo di più, approfondendo il passo e entrando intimamente nell'espressione del tango, almeno per me, riesco ad essere più percettiva nell'emozione della milonga, quindi adesso apprezzo di più il momento, la pausa, la musica, i silenzi del tango. L'altra persona percepisco, questo mi piace molto. È una cosa che si sviluppa molto internamente, però io spero di per riuscire ad esternarla poi questa cosa nei passi, però non, è una cosa che si vive molto, molto internamente.
almeno per me. Senti Paola, voi naturalmente c'è anche l'amore per l'arte, per i tuoi quadri, che sono anche un elemento anche importante di te. Sì, sono un elemento importante di me perché ho sempre avuto questa passione. Non ho avuto, diciamo, la fortuna di poter coltivare studiando, però, perché ho scelto un'altra strada, ho scelto la famiglia, ho scelto il figlio e quindi ultimamente mi sto dedicando. Mi hanno pubblicato, ho già fatto qualche mostra a Roma in videoproiezione, sono stata pubblicata su una rivista d'arte, però insomma quello che io apprezzo e quello che mi regala il poter dipingere va al di là del riconoscimento magari altrui, ecco. Certo, se poi viene questo qui, ben venga, però adesso esporrò a Parigi in video proiezione e vedremo un po', però è una cosa che a me completa. Certo, senza dubbio. Senti Paola, posso chiederti come è questo anno senza tango, ma tu non hai smesso comunque di dedicarti ai tuoi quadri? Io non ho smesso né col tango né con l'arte, perché con il tango mi esercito a casa da sola. Faccio quello che gli esercizi, faccio i miei 2 o 3 tanghi alla settimana, dipingo tutti i giorni, poi io d'inverno dipingo spesso, d'estate un po' meno perché poi sono al mare, vado, amo il sole, quindi sto fuori. E certo, senza Covid, senza avere il contatto con la mia scuola, con i miei maestri, con la pratica, con le lezioni proprio dal vivo, è stata una sofferenza, è una sofferenza, è una mancanza, è una mancanza e speriamo di poter riprendere più presto, ecco. È quello che Covid permettendo. ovviamente quello che ci auguriamo tutti noi, anche io, visto che sono ormai 5 anni che studio il ballo tango argentino, quindi ho la tua stessa percezione e ho la tua stessa emozione. Mi posso permettere di farti una mirata? Sì, accettata. Assolutamente sì. Senti, Paola, quanto conta nel tango, sia a livello di scuola che anche di milonga, all'educazione? È la cosa essenziale. L'educazione, la signorilità è la base. L'educazione si vede subito. L'educato e non l'educato, o l'educata e non l'educato, del tango. È una cosa molto importante. Sicuramente, sicuramente fondamentale anche questo. Senti Paola, prima di lasciarti e ringraziarti anche in anticipo di questa splendida e piacevole chiacchierata che hai avuto il piacere di concedermi, posso chiederti quando finirà tutto questo, quale sarà la prima cosa che farai? Beh, la prima cosa che farò, andrò a scuola di tango, quello sicuro. Sicuro. Uscirò. Uscirò. La prima milonga, sicuro. E farò un festeggiamento. Faremo festeggiamenti, sì, con tutti, con i maestri, con la scuola, con tutti i miei amici del tango. Questo sì, mi manca molto questo. E speriamo che tutto questo possa arrivare nel più breve tempo possibile, con la consapevolezza naturalmente di mantenere forte questa energia che è dentro di noi ormai da molto tempo. Paola, grazie veramente di cuore per la tua cortesia, per essere stata con noi. Grazie a voi e a te specialmente. E buon tango.